Nel 2023 agonistico di CRM Motorsport e di Ettore Carminati, pilota ed imprenditore bergamasco amante dei motori, c'è il debutto nel campionato italiano GT Sprint, il contesto più importante della velocità in pista, quello con le più affascinanti ed invidiate auto gran turismo, da sempre sinonimo di bellezza, tecnica e velocità. Niente più TCR Italy quindi e nuova prospettiva racing con solo 4 gare. Tutte che beneficiano di dirette televisive ed ampio supporto mediatico da parte di AC Sport per la massima espressione agonistica delle vetture GT. Il team è conscio di questo suo nuovo potenziale e per questo ha in programma una serie di test per verificare sia la nuova vettura, una Lamborghini Huracan, sia nel permettere al pilota di eliminare la stasi invernale e prendere confidenza con quest'auto che nel vederla ferma nei box già trasmette sensazioni di potenza ed adrenalina. Dopo un paio di giornate svolte a sgrossare il meticoloso lavoro di preparazione verso il primo appuntamento agonistico di maggio a Misano, abbiamo sentito al telefono Ettore Carminati, team principal di CRM Motorsport, e ci ha raccontato le sue impressioni. Quest'anno abbiamo deciso di passare a GT Cup per la precisione, che è diciamo una classifica all'interno della GT3 nel campionato italiano. Ho scelto Lamborghini per varie situazioni. Siamo contenti per adesso della scelta fatta. Abbiamo fatto praticamente un solo test vero, che è stato a Misano. La macchina ci è piaciuta, ci siamo trovati bene. Mi sento di dire che l'auto rispecchia un po' di più il mio modo di guidare. La strada è lunga, sicuramente ci sarà da lavorare, sia io che la squadra, ma sicuramente più io, per adattarmi, per fidarmi dell'auto e per cominciare a forzare, in virtù del fatto che fra un mese e 10 giorni ci sarà la prima gara a Misano. Siamo fiduciosi, sappiamo che è il primo anno, non lo vogliamo prendere come il classico primo anno di pratica, ma vorremmo e speriamo di riuscire a concretizzare qualcosa già per il 2023. Presto ci sarà un altro test a Cremona e poi nulla, finiamo i preparativi, grafica, camion, logistica e tutto il resto per arrivare all'altezza del campionato per la prima gara di Misano. Con questi presupposti e in attesa di un'altra giornata test, il 2023 si prospetta con un contorno positivo per CRM Motorsport, un team sempre più convinto che è con la massima professionalità che si ottengono brillanti risultati.